Abbiamo presentato oggi il nuovo numero della nostra rivista Edificando, dopo una pausa dovuta a problemi tecnici per la pandemia, ma abbiamo ripreso questa rivista che è da noi lanciata e pubblicata dal 2007. E in questa rivista il tema della rivista è la rinascita. All'interno della nostra pubblicazione abbiamo ospitato interventi degli amministratori locali e non locali, rappresentanti delle istituzioni come il ministro Orlando, il presidente Totti, i parlamentari locali e i sottosegretari. Ognuno ha dato un contributo relativamente a questo tema della rinascita e inoltre abbiamo ospitato anche altri interventi relativamente a aspetti riguardanti il nostro territorio sotto profilo storico-culturale, un esempio di rinascita del passato come il quartiere Umbertino della Spezia col contributo dell'Accademia Cappellini. Parliamo di una rinascita sotto profilo dell'edificio, inteso come unità di base per una rinascita, e che è riferimento all'edificio dell'ex San Giorgio alla Spezia, con un progetto molto interessante portato avanti da Confindustria. E in ultimo, abbiamo anche ospitato molto volentieri l'intervento della famiglia Ferrari nel ricordo dell'ingegnere Ferrari come esempio illustre per riferimento in questa prospettiva di crescita di questa stagione che stiamo vivendo. Nel nostro settore la rinascita è iniziata, perlomeno ci sono alcuni segnali, ed è iniziata si può parlare di rinascita nella prospettiva di vedere concretizzati e implementati questi fattori, non tanto per i numeri che ci sono attualmente, ma soprattutto in quello che potrà essere riservato nel futuro prossimo.